Diano d'Alba, Diano in piemontese, è un comune italiano della provincia di Cuneo. Ad una manciata di chilometri da Alba, nel cuore delle colline delle Langhe, il borgo sorge arroccato sulla cima di un colle da cui si gode uno stupendo panorama sulle Alpi e sul Monviso. Storicamente è probabile che il primo insediamento risalga all'epoca romana. Il toponimo stesso rimanda direttamente all'immagine della dea dei boschi e delle battute di caccia. L'opinione che gli antichi riservassero a Diana un culto speciale è comprovata dal fatto che all'ingresso del paese esiste, incastonata nel fianco della roccia, un'edicola ottocentesca, attualmente consacrata a Santa Lucia, recante una dedica proprio alla dea Diana, che fuerat quondam hic exulta sacello. Paese contadino da sempre, fino al XV secolo Diano fu ricca sede comitale, dominio del potente vescovo di Alba. La sua pieve aveva giurisdizione su molti borghi del circondario e il possente castello incuteva rispetto e timore, tramutando tutti questi privilegi in benefici economici. È una bella storia quella di Diano, che ruota attorno al suo castello, protagonista per almeno 4-5 secoli della storia di Diano, una fortezza quasi inespugnabile, odiata ed amata un po' da tutti gli diannesi. Anche adesso, dopo 5 secoli che il castello è stato abbattuto, è straordinario che i dianesi con ostinazione continuano a chiamare quel luogo il castello. Ma non solo, c'è anche il castello alto, dove 5 secoli fa i nostri compaesani dianesi chiamavano le torri più in alto, dove c'era una veduta meravigliosa su tutte le Langhe. Sulle rovine del grande polo militare, posto nel punto apicale lungo la cresta delle colline su cui si articola il borgo, sorge oggi la grande soleggiata spianata del Belvedere. Un balcone da cui si gode un meraviglioso panorama a 360 gradi sulle colline delle Langhe, patrimonio dell'umanità UNESCO. Ai giorni nostri, come del resto anche nel 1600, il paese di Diano è suddiviso in borghi, Lopiano, Lobricco e Rimondato, a cui si aggiungono le due importanti frazioni di Ricca e Valle Talloria, adagiate alla base dei due versanti della collina che offre pendio e terreno ideali per la produzione di grandi vini. Abbandoniamo la prospettiva del Belvedere e percorriamo appena una manciata di passi in discesa per raggiungere la chiesa parrocchiale, adorna di una pregevole torre campanaria. Due elementi costruiti in tempi diversi, il campanile nel 1734 e la chiesa nel 1763, che sono stati abilmente armonizzati dall'architetto Carlo Francesco Rangone, appartenente alla scuola del barocco piemontese di Filippo Juvarra. Il nostro itinerario nel cuore del centro storico di Diano prosegue con una visita al maestoso Palazzo Ruffino, oggi sede del municipio. L'edificio raffinato ed artistico, costruito una prima volta a metà del XVII secolo e riedificato quasi interamente nel 1730, custodisce al suo interno sale finemente decorate da stucchi, fregi, prezioso mobilio e antiche mappe. Ancora più antico è il Palazzo del Conte Rangone, situato nella parte settentrionale del paese, nel cosiddetto Borgo di Rimondato. La costruzione dell'antica dimora nobiliare si perde nella notte dei tempi. Secondo alcuni dati storici, qui era situata l'antica pieve di Diano. Un luogo che, ben lungi dall'essere abbandonato al proprio destino, rappresenta oggi il cuore pulsante della cultura dianese. Dopo
diversi passaggi di proprietà, addirittura ci sono stati 32 comproprietari, grazie alla lungimiranza dell'ultima proprietaria è divenuta proprietà del comune di Diano d'Alba. È stato donato al comune perché deve essere destinato comunque a degli scopi sociali e culturali, e quindi sono in campo di diverse iniziative, diverse proposte che il comune sta valutando. Un'altra tipicità, questa volta squisitamente agonistica, di Diano d'Alba è la passione diffusa per uno sport molto particolare, la pallapugno. La storia di questo gioco è antichissima, arriva dal bracciale, che è uno sport che viene ancora tutt'oggi praticato quasi tutta Italia, specialmente in centro Italia, qui al nord. Poi con l'evolversi è passata alla palla pugno, che è una palla di gomma, non più una palla di cuoio come era nell'antichità. Qui è stata ancora molto radicata, c'è ancora un campionato italiano che si svolge nel Basso Piemonte e nella Liguria di Ponente, dove ci sono i campionati di Serie A, Serie B, Serie C1, C2 e varie categorie giovanili. Il pallone elastico, chiamato pallapugno ufficialmente dal 2001 e definito balloon in lingua piemontese e ligure, è dunque uno sport di squadra sferistico giocato su un terreno privo di rete. Una specificità culturale talmente radicata da essere equiparata alle grandi eccellenze del territorio. Come il tartufo, perché è una cosa radicata nel terreno, cioè da piccolo vedi gli altri giocare, ti appassioni e poi non riesci più a starci senza. Il territorio di Diano nasconde un'altra grande tradizione divenuta ricchezza. La produzione vitivinicola oggi va di pari passo con il turismo sostenibile, che in questo comune piemontese è incentivato anche dalla presenza di una serie di biciclette a pedalata assistita che è possibile noleggiare direttamente in loco. Un mezzo unico per godere appieno della bellezza di queste straordinarie colline, mutevoli al volgere della luce che gioca tra la fitta trama delle vigne. Un territorio noto nel mondo grazie alle numerose cantine, scrigni di prodotti superbi. Barolo, Barbera, Nebbiolo d'Alba, Langhe Favorita, Langhe Arneis, Langhe Chardonnay, Moscato e soprattutto Dolcetto di OCG. Migliaia le bottiglie esposte, raccontate e ovviamente vendute presso la cantina comunale nel cuore del borgo. Il vino è il prodotto che ancora una volta e più di tutti è in grado di raccontare una storia di intelligente sviluppo economico, agricolo e turistico. Primo vero grande sviluppo si è avuto nel 1963 con una prima fiera del Dolcetto di Diano, e sembrava per il tempo una cosa fuori dal mondo, un paesino piccolino come Diano, creare tutti i stand con i viticoltori che esponevano direttamente il loro vino. Al tempo si vendeva il vino in bottiglie, in fiaschi, c'era la caraffa sul tavolo per quando si andava all'osteria, e mettere un'etichetta su una bottiglia sembrava un cosa da liquori. E invece i nostri padri, i nostri nonni hanno avuto questa grande lungimiranza. Qui è partita la grande storia del Dolcetto di Diano d'Alba, che ha avuto varie fasi. Nel 1974 il primo grande riconoscimento con la DOC, denominazione di origine controllata. Di lì la lungimiranza dei nostri padri è stata quella di non fermarsi ad un vino Dolcetto di Diano d'Alba generico, ma ogni posizione, ogni combinazione di microclima con la forza del terreno dà un vino particolare. Quindi si è diviso tutto il territorio di Diano in 76 suri. La parola è in piemontese. Sono vigneti particolarmente evocati. Di qui è partita un'altra grande soddisfazione, che è il DOCG, denominazione di origine controllata e garantita. Se il termine Sori significa letteralmente terreno esposto al sole, l'immagine è più che calzante, in grado di disegnare esattamente
l'atmosfera che aleggia per le vie di Diano nel corso dell'ormai celebre manifestazione di Sorin Sorì, una passeggiata golosa attraverso i vigneti a vendemmia appena conclusa. L'itinerario si sviluppa in 6 tappe, le prime 5 presso le aziende dei soci produttori e l'ultima presso la cantina comunale dei Sorì, come da tradizione. Ad ogni tappa è possibile degustare i vini tipici della zona, che si sposano sapientemente con i noti piatti tradizionali. Di Sorì in Sorì attira ogni anno migliaia di turisti, inclusi gli ospiti d'eccezione dei comuni gemellati di Diano Marina, Dolegna del Coglio e i cugini francesi di Neulla, per una giornata all'insegna della convivialità, passeggiando di campo in campo e degustando sapori e profumi circondati da uno splendido panorama.